8 marzo non chiamiamo la festa, non c'è nulla da festeggiare. Da riflettere tanto, no, e da conquistare, sì, perché ancora arriva la parità, assolutamente no. Molti diritti sono negati, lo stiamo vedendo, no? Adesso le donne incominciano ad avere anche un qualche cosa nel sociale, nella società, quindi ben vengano. Per me è sempre festa, tutto l'anno. Ma lei interpreta questa giornata anche come un momento di ricordo delle battaglie che sono state fatte per le donne? Sì, un pochino sì, si ricordano queste cose. E in merito a quelle donne che in altri paesi del mondo non hanno alcun diritto, cosa pensa? No, è una cosa terribile, è una cosa inaccettabile. Andrà a divertirsi in discoteca? Sì, a casa. Se penso a tutto quello che è successo, non è niente da festeggiare, diciamo, però... Lei dice che questo giorno è diventato troppo commerciale, si pensa meno al significato profondo. A quello che è stato e a quello che è. Beh, diciamo che non è una festa, perché sicuramente stasera ci ricorderemo di qualcosa di brutto che è successo, perché purtroppo succede, se non succede qui, succede in Iran, nei paesi un po' meno... per me sviluppati in questo senso. Si può parlare di parità raggiunta o non ancora, soprattutto in determinati campi? Non credo proprio. In quali campi, per esempio? Ma sicuramente lavorativo. Non vengono rispettate le donne, cioè non si festeggia oggi perché è la festa delle donne. C'è chi va in discoteca, eccetera, lei non dice... Non ho mai festeggiato. Ma lei dice che c'è ancora questa abitudine? Sì. Sì, è un business oggi. Beh, una festa. Semplicemente una festa? Una festa, sì. Forse un po' troppo strumentalizzato, un po' troppo reso festa e meno ricordo. E a prova dico questo, che siamo entrati a prendere un caffè poco fa e il barista ha detto buona festa delle donne. Ci siamo guardati perché oggi che è 8 marzo, cioè quindi proprio... Ma per me è una semplice festa. Che la festa della donna è tutti i giorni, non è solo l'8 di marzo. Ma poi questa parità c'è o no? Ovviamente no. Si tende a festeggiare sempre di più con queste cene, queste feste che nulla hanno a che fare con l'essere donna. Io penso che potremo festeggiare quando non se ne parlerà più, nel senso che la donna avrà raggiunto gli stessi diritti degli uomini e quindi come non si parla di quote blu, non parleremo più di quote rosa e quindi di dover equiparare i diritti degli uomini.